Siamo stati bravi a fare la partita su un campo difficile contro un avversario che aveva tanto entusiasmo, che aveva un pubblico che premeva. Anche noi ce l'avevamo e ce l'abbiamo spesso, sempre. E ripeto, siamo stati bravi a fare la partita perché credo nella prima mezz'ora abbiamo dominato in lungo e in largo, facendo gol e creando potenzialmente delle opportunità per poterne fare un altro. Abbiamo perso le distanze, abbiamo perso la presenza della gara negli ultimi 10 minuti del finale del primo tempo e l'abbiamo pagato caro. Nonostante gli avversari non avessero fatto granché per metterci in difficoltà. E nel primo tempo io ho detto proprio questo, che non bastava troppo poco per poterci mettere in quella grande difficoltà e dovevamo essere in grado di fare quello che avevamo fatto all'inizio e siamo stati bravi a riprendere la gara, a pareggiarla e a continuare a macinare il gioco per provare a vincerla. Quindi contenti del punto che portiamo a casa, un briciolo d'amaro in bocca perché credo che la prestazione forse avrebbe meritato anche qualcosina in più. Credo che non ci sia solo quello di episodio, in questa partita ce ne sia più di uno e purtroppo forse non ci ha visti sorridere, ma non mi piace giudicarli, mi piace, so che fanno parte del gioco, mi auguro che, siccome si dice sempre che alla lunga poi verranno compensati quelli a favore e quelli contro, sono convinto che nel tempo succederà anche a noi, come è già successo forse in passato, di avere qualcosa a nostro favore. Quindi non mi soffermo sugli episodi, mi soffermo sulla prestazione, che credo che sia stata una buona prestazione su un campo difficile. Abbiamo fatto una bella partita in generale, hanno fatto un'ottima partita anche i ragazzi che sono entrati, quindi usciamo dal campo felici per il punto preso su un campo difficile, ma con un briciolo d'amaro in bocca, perché credo che una prestazione del genere forse avrebbe meritato qualcosina in più. È un giocatore importante per noi, ma come tutti i suoi compagni ha dei margini di miglioramento enormi, perché quando si accende mette in mostra tutte quelle che sono le sue qualità, ma sa bene anche lui che può essere acceso per più tratti della gara e quindi è un margine di miglioramento che ha perché ha delle qualità per poter essere ancora più forte di com'è. Ma oggi non ho visto grandi errori difensivi, quindi abbiamo fatto una buona prova, avremmo potuto fare meglio in fase difensiva tutti, come avremmo potuto fare meglio in fase offensiva. Ma non credo che ci siano stati degli errori difensivi. Franco è un uomo importante per noi, non solo per l'ultima mezz'ora.